Final Fantasy, come in semifinale, vai tu con Apex, Alexis Sanchez che controlla sempre anche un po'. Su di lui Mario, lui che deve controllare, lo fa bene, portando largo Sanchez, che riesce comunque a resistere con tecnica, a trovare il suo che ora va al cross, Frattesi la toglie ad Arnautovic, e Gaetano può ripartire, Strom, fermato da Darmian, fischiami un regà, che poi con una giocata eccessiva cerca Arnautovic, doppio rimpallo, ancora c'è la Noglu, va al sinistro, Gollini. Oh, ma fischia con questo, che sta facendo? 97esimo. Incredibile confusione in questo finale, anche questa esecuzione di Cialanoglu. Cioè, non sta a fischia più, raga. Piuttosto naif. Si è trovato dai. Questo specchio della porta più avanti, vicino ai 5.50. Dai, 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 dai. Che il primo trofeo. Il primo trofeo a secondi. Questione di secondi. Questione di secondi al primo trofeo stagionale. Ultimi minuti in live. Decide lui. Il nostro capitano, il toro, Lautaro Martinez, il 10, il 10. Quando conta, nella partita che conta, timbra, burra sempre. Partita è stata ostica, è stata ostica. Il Napoli... Sì! Primo trofeo stagionale, primo trofeo stagionale. Il Napoli ha fatto una bella partita, eh? Ha tenuto bene il campo... Ha tenuto bene il campo, però l'Inter, ennesima prova di maturità, al secondo tempo ha spinto, espulsione di Simeone giusta, perché comunque il doppio giallo è giusto. Se volete ragazzi, eccola qui, tac, la maglia di Lautaro, a prezzi ottimi, trovate tutto qua sotto in descrizione. Io godo, godo, c'è chi è primo per un giorno, due, una settimana, e c'è chi porta a casa il primo trofeo stagionale. Si gode, si gode, si gode, continua il percorso vincente di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter, un percorso che finora sta portando risultati ottimali dal punto di vista del gioco, dal punto di vista di crescita, dal punto di vista che la squadra comunque sia sta crescendo, è cresciuta, ha raggiunto una consapevolezza importantissima, si dà continuità ai trofei vinti, alla bacheca che si amplia, si dà continuità comunque sia a tutto questo, è importantissimo. Ho visto un Inter non perfetta, però ho visto un Inter che comunque sia sul pezzo, ho visto un Inter che ha sofferto poco, una parata soltanto di notevole fattura di Sommer su Kvara, per il resto una vittoria meritatissima, e ora siamo qui a goderci la serata, a goderci veramente questo momento. Vado di là, mi godo i festeggiamenti. Primo trofeo stagionale in bacheca, e siamo lì. Ora testa il campionato, testa la Champions, e per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, tu sei il nostro re, e per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, internazionale devi vincere, e noi portiamo a casa trofei tutti gli anni, c'è chi fa le chiacchiere e noi facciamo i fatti. Lautaro nella top 5, sempre più nella top 5 attaccanti al mondo, numero fenomeno, e il 10, un plauso speciale a Simone Inzaghi. Il lavoro, il sacrificio pagano sempre. Forza Inter, vamos!